Un pareggio per il Fasano che fa più morale che classifica contro una polisportiva, Santa Maria Celento, che conferma le difficoltà di una squadra che non riesce a venire fuori dalle sabbie mobili della graduatoria. Di contro i biancazzurri di mister Luca Tiozzo hanno trovato la forza per reagire ad un periodo decisamente negativo, mettendosi alle spalle le 3 sconfitte di fila, anche se devono rivedere un reparto arretrato che continua a subire parecchio. Nella 15ª giornata arriva un pareggio che sostanzialmente è giusto, anche se ai punti i biancazzurri avrebbero meritato qualcosa in più, in particolare per quello visto nella parte finale della gara. In cronaca al 6° è pericoloso Dorato che supera Cannizzaro, ma Koulibaly recupera e sventa l'insidia. Ripartenza dei locali all'8° con Ferrante che serve Nunziante, anticipato da un difensore, ma il pallone carambola su Chironi che chiama gli straordinari Lazar. Il vantaggio fasanese si concretizza al 12° dal dischetto per un fallo di mani di Koulibaly sul rilancio di Cannizzaro. Dagli 11 metri si presenta Battista che insacca. I biancazzurri potrebbero raddoppiare al 19° con Calabria servito da Battista, ma l'esterno biancazzurro calcia tra le braccia del portiere di casa. Il gol del pari arriva ancora una volta dal dischetto. Al 32° Catalano, lanciato da Nunziante, viene atterrato da Manfredi. Alla battuta si presenta lo stesso Catalano che mette la palla nel sacco. Nella ripresa al 4° i locali vanno in vantaggio con Catalano che disegna una splendida traiettoria per l'incornata di Ferrante che non lascia scampo all'Azar. La reazione del Fasano è veemente, si concretizza al 9° con Pambianchi che sugli sviluppi di un corner supera Cannizzaro per il pari. Locali pericolosi al 34° con il solito Catalano la cui punizione scheggia la traversa. In zona Cesarini il Fasano si fa sotto con Renelus, corre il 42°, ma il tiro dell'attaccante fasanese vede la pronta reazione di Cannizzaro che salva la porta. In pieno recupero è lo Savio che da buona posizione non trova la via del gol. Finisce così 2-2. Testa adesso al prossimo impegno che vedrà il Fasano ospitare il Barletta, reduce dalla batosta casalinga contro il Martina. I biancazzurri dovrebbero ufficializzare nelle prossime ore Mattia Persano, attaccante proveniente proprio dalla polisportiva Santa Maria Cilento e già aggregato al gruppo da giovedì scorso. Per i cilentani ancora un impegno interno contro la Paganese.